Ecco qua, ti ho portato un televisore. Lo stupore e la gioia che assalirono Renato furono incontenibili. Il bambino non sapeva cosa dire per ringraziare il capitano. Venite tutti con me! Andiamo a vedere cose meravigliose! Ma dopo più di un'ora, che erano sotto coperta, il televisore non aveva mostrato ancora nulla. Forse le dobbiamo dare da mangiare? Disse Alessio. Gli diedero dei biscotti e aspettarono, aspettarono e aspettarono, 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 aspettarono. La notte passò senza novità. Alla mattina i pirati erano tutti avviliti. Non sapevano più cosa fare. Improvvisamente Renato sbucò sul ponte di comando. Volete giocare con me? Gridò. Risposero tutti i pirati. Renato era di nuovo lui e la vita riprese come prima. Fu solo la sera di Natale che avvenne qualcosa che cambiò completamente le vite di tutti i pirati. Mentre tutti erano radunati sotto coperta per la storia serale, arrivò all'improvviso uno strano signore barbuto. Il signore aveva un grande sacco pieno di pacchetti. Lo aprì e tirò fuori un regalo. Andò da Renato e glielo consegnò dicendo: Oh, 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 oh. Buon Natale! Ti ho portato un magnifico regalo per far funzionare il tuo televisore. Un decoder per il digitale terrestre. Ciao Renato, buon Natale a tutti! E sparì. Tutti rimasero un po' stupiti senza sapere cosa fare, fino a quando Renato disse: Ho capito! Ecco come si usa! Andò a prendere il televisore e lo appoggiò sopra il decoder che gli avevano regalato. Finalmente tutti poterono vederlo mentre raccontava le storie. I piedi sul televisore. Anche quello è dietro di me?